Una stagione che coniuga tradizione, innovazione e creatività. Abbiamo un nuovo titolo, Play, per la stagione 2016, un nuovo logo, entra nella stagione 2016, Let's Play. Usiamo questo titolo molto semplice che vuol dire sia suonare che giocare, per una stagione avvincente, piena di titoli che piaceranno al grande pubblico. Werther, Rigoletto, Barbiere di Siviglia, Carmen, sono titoli amatissimi, e Attila, una proposta verdiana nuova. Sono solo nuove produzioni quest'anno che il Teatro Comunale di Bologna affronta con molte coproduzioni internazionali, a cominciare da quella con la Staatsoper Unter den Linden di Berlino, con la regia di Jürgen Flimm, per l'opera, dicevo, Innovazione e Creatività di Salvatore Sciarrino, il nostro massimo compositore contemporaneo, la nuova produzione di Luci Mie Traditrici, ispirata alla vicenda di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa. Una stagione che trascinerà tutto il pubblico anche per la sua stagione sinfonica, che avrà grandi direttori sul podio, a cominciare da Michele Mariotti, e per terminare con Dimitri Lis, Juraj Valčua, Nikolaj Znaider. Insomma, una grande stagione di passioni che si completa con un grande festival contemporaneo, Bologna Modern, il primo festival nell'ottobre del 2016 che una grande fondazione lirica dedica alle musiche contemporanee, e Dulcis in Fundo, tra i grandi solisti d'opera, Juan Diego Flores, che debutta nel Werther. Finalmente il Teatro Comunale è stato identificato dal mondo imprenditoriale come una priorità di questa città e di questo territorio per trasformare la cultura in autentica risorsa per tutta la collettività. La Camera Acustica è una conchiglia contenitore che potrà contenere tutta l'orchestra del Teatro Comunale sul palcoscenico del Bibiena, dandole il risalto dell'acustica che merita un concerto sinfonico in questa cornice. Quindi sarà la possibilità per noi, la realizzazione di un sogno, ritornare al teatro con la stagione sinfonica, grazie a Alfa Wasserman, che sosterrà il costo dal punto di vista proprio finanziario della nuova camera acustica, che sarà realizzata da Suono Vivo, i principali specialisti nel mondo per questo tipo di strutture. Stiamo lavorando per arrivare al pareggio di bilancio nel 2016, come il piano di risanamento e la legge Bray prescrivono. Abbiamo tutti i presupposti perché possiamo realizzare questa eccellente performance. Sì, abbiamo cambiato proprio la tipologia dei biglietti in sé. Ogni opera avrà dei prezzi diversi, per fasce evidentemente. Non ci saranno più differenziazioni per i turni, mentre verrà lasciata un particolare attenzione agli spettacoli pomeridiani. Gli spettacoli delle 18, anche quelli che in orario serale hanno un prezzo più elevato, saranno sempre in una fascia, diciamo così, di attenzione per favorire la partecipazione comunque di un pubblico che pensiamo non professionista, e quindi evidentemente giovani o anziani che hanno più disponibilità di tempo e magari spesso un po' meno disponibilità economica. Convenzione Università è avviata, la renderemo un po' più dettagliata pubblicamente in occasione della conferenza stampa del Macbeth, che è in scena dalla prossima settimana, ma gli studenti Alma Mater avranno sempre la possibilità, tutti gli spettacoli con formule differenti a seconda delle giornate, per entrare a teatro a 10 euro anche in platea. Mi sembra una bella operazione.